È un limite peraltro abbastanza semplice, in quanto non presenta molti fattori e molte operazioni da eseguire per risolverlo. Comunque sappiamo sempre che questo è un limite di successione, quindi n va da 0 a più infinito e con numeri appartenenti, con n appartenente all'insieme dei numeri naturali. E ora per svolgerlo applicheremo alcuni limiti notevoli, diciamo così. Quindi partiamo con il nostro limite. Allora, in questi limiti, diciamo, i metodi principali di risoluzione riguardano l'utilizzo dei limiti notevoli e l'ordine degli infiniti. In questo caso, nel numeratore, applichiamo immediatamente il concetto dell'ordine degli infiniti. Si applica perché, come vedete, al numeratore abbiamo fondamentalmente due funzioni, un n elevato alla n e un 7 che moltiplica un n fattoriale. Per il concetto degli ordini infiniti, la funzione n alla n va più velocemente all'infinito dell'n fattoriale per n che tende all'infinito e di conseguenza possiamo scrivere che essendo una somma all'infinito resterà l'n elevato all'n più 1 e il 7 per n fattoriale verrà fondamentalmente conglobato nella prima funzione. Quindi possiamo immediatamente eliminare il 7n fattoriale. Per ordine di infiniti viene sostanzialmente coperto, diciamo così, in modo un gergo un po', diciamo, un po' rozzo, viene coperto all'infinito, prevale la funzione nn più 1. Invece al denominatore vediamo subito che ci sono due fattori, c'è un fattore n più 2 elevato alla n e un 7n più 6 di n. Analizziamo il secondo fattore. 7 alla n più sin di n. Allora, per n che tende all'infinito abbiamo due funzioni, il 7 alla n che tende anch'esso all'infinito, e poi abbiamo il seno di n che per n che tende all'infinito in realtà non ha un limite, in quanto il seno di n è una funzione periodica fluttuante, cioè per n che tende all'infinito la funzione continua in modo periodico peraltro. Per cui cosa accade? Abbiamo due quantità, abbiamo 7n e sin di n. 7n tende più infinito e sin di n fluttua, ma fluttua come? Fra due valori, esattamente fra 1 e meno 1, perché è esattamente il codominio della funzione seno di x. Di conseguenza è chiaro che il più infinito per n che tende all'infinito, si mangerà o per ordine di infiniti prevarrà rispetto a sen di n. Quindi questa parte qua, diciamo così, il sen di n può essere considerato eliminato e ci teniamo il 7 alla n, il 7 per n. Quindi, diciamo così, nella parte sotto ci resterà il 7n per n più 2 elevato alla n. Allora, ricapitolando, il limite diventa questo. In cui andiamo a vedere, però, nella parte sopra abbiamo n elevato alla n più 1 e nella parte sotto, invece, ci è restato 7n per n più 2 elevato alla n uguale. Allora, la parte sopra può essere comunque scomposta per la proprietà delle potenze nel prodotto di n alla n per n alla 1. Nella parte sotto, come si può vedere, abbiamo 7 per n più 2 elevato alla n. È chiaro che 7 per n elevato alla 1 se ne va con quello sopra, viene eliminato. Di conseguenza otterremo un settimo
che moltiplica n alla n fratto n più 2 elevato alla n. È chiaro che per la proprietà delle potenze è possibile anche scrivere questo limite in questo modo. Sempre per le proprietà delle potenze è altresì possibile invertire, ribaltare la frazione, okay, e mettere il segno meno all'esponente. E possiamo anche a questo punto applicare semplicemente la divisione, l'operazione di divisione, dividere n per n che ci sta 1 e lasciare invariata la seconda parte, cioè 2 fratto n elevato alla meno n. Ok? Perfetto. Bene, adesso possiamo anche fare una sostituzione di questo tipo. Se noi sostituiamo per esempio 1 su t uguale a 2 su n e otterremo quindi che n è uguale a 2t, eseguiamo la sostituzione in modo preciso, quindi avremo che se n tenderà più infinito anche il t tenderà più infinito. Stiamo eseguendo un cambio di variabile fondamentalmente, niente di più. Quindi resterà un settimo per 1 più 2 su n, metto che vale 1 su t, e adesso sostituiamo anche il meno n, che diventerà meno 2t. Adesso è facile notare che sappiamo benissimo che questo limite, per il limite notevole, questo qua, è semplicemente uguale ad e. Di conseguenza, cosa accade? Che il nostro limite per t che tende a più infinito diventa 1 settimo per e, cosa resta? Resta almeno 2, perché il resto è un limite notevole. E di conseguenza il nostro limite diventerà questa è la soluzione. Se andiamo a vedere sopra, a questo punto direi che siamo nella soluzione E. Questo limite non presentava particolari, diciamo, difficoltà comunque, era abbastanza intuitivo, diciamo. E qua finisce la lezione.